freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Alessia. Allora, io nella vita faccio la digital strategist, poi ho una seconda vita che è fare l'ambulante. Esatto, infatti il tuo talk si chiama il marketing ambulante. Esatto. E quindi ti lascio il banchetto, direi. Grazie. Io giro con mio marito che fa l'artigiano, lavora al legno. Girare con lui mi aiuta a fare dei bagni di realtà, perché io mi rendo conto di com'è la vita dall'altra parte del monitor, ok? E soprattutto mi ha dato tantissime lezioni di marketing, e quindi io l'ho chiamato il marketing dell'ambulante, perché ho imparato delle cose che poi applico nel mio lavoro dall'altra parte del monitor, che è molto utile. E allora oggi volevo farvi un esempio di come funziona. Adesso sto per farvi vedere una cosa. Chiunque ha idea di cosa sia, zitto, non lo deve dire a nessuno. Questo è l'oggetto di punta del nostro banco. L'oggetto di punta. Io ci metto 3 ore tra scaricare il furgone, caricare il furgone, montare tutto, smontare tutto, mettere i teli, perché sennò questa roba si rovina, questa roba si crepa, poi va levigata se prende l'acqua. È un casino. Abbiamo 3 tonnellate di peso che carichiamo e scarichiamo la mattina e la sera. Il nostro oggetto di punta è questo. Allora, voi pensate, questo è un banco pieno di taglieri, ciotole, bicchieri, posate, tutto fatto a mano. In mezzo a tutte le cose che ci sono sul banco c'è questo. Ci sono 2 tipi di persone, quelle che non lo notano e quelle come Filippo che lo nota. Cos'è? Risposta, senti qua il Veneto, indovina. Ma te l'ho detto, uno shuriken? No. No. Puoi farmi tutte le domande che vuoi, io ti rispondo. Vai. Porta chiave. No, devi farmi delle domande. Ha un utilizzo ludico? Per alcune persone sì. È un cavatappi? No, non è un cavatappi. Allora, non serve in cucina? Vi giuro che questa è quasi sempre la terza domanda. Non serve proprio in cucina, non c'entra niente con cibo o bevande. Domande che vuoi? Vendiamo più quello che taglieri e bicchieri. È un pezzo di legno grande così, ragazzi, ci vogliono meno di 5 minuti a farne uno. È un reggi telefono? È un reggi qualcosa. È un reggi qualcosa. Ha uno scopo intellettuale. La curva ha un senso. Vieni Filippo, vieni, vieni. Vengo. Allora, tu sei arrivato perché ti hanno aiutato al fatto che serve per leggere. Serve no, per non leggere. Mi hanno aiutato. Ha detto lei. Fa conto che tu sei in vacanza con lei, lei è intelligente, tu no, quindi lei c'è arrivata. Succede sempre così, sono le donne che ci arrivano prima. Serve per leggere, vai, prova. Non è un segnalibro. Ci si infila il dito. Altra indicazione che do spesso: c'è un buco, cosa fai con un buco? Ce n'è di diverse taglie, ce ne sono 2 misure, più grande e più piccola. Serve per tenere aperto il libro, mostraci come. Ok, adesso abbiamo scoperto che cos'è. Adesso vi svelo tutte le cose di marketing che ho imparato da questo oggetto. La prima cosa è che siamo tutti identici. Serve in cucina è quasi sempre la terza domanda. Nella maggior parte dei casi i maschi mi chiedono se è un tirapugni, le femmine non me l'ha mai chiesto nessuno. La terza cosa è che, siccome noi vendiamo principalmente taglieri, posate, bicchieri, ciotole, la maggior parte della gente usa il contesto di quello che vede, di quello che c'è intorno, e quindi ti chiede se sono cose da cucina. Moltissima gente ci chiede se è un cavatappo, molti ci chiedono se è un portachiavi, perché pensano alle cose di casa, ok? Nel momento in cui gli diciamo che non serve in cucina, c'è uno smarrimento, tu li vedi, ma c'è un punto prima, il momento in cui loro ti chiedono cos'è e tu gli dici indovina. Quello lì io lo chiamavo engagement, no? Perfetto, ragazzi, tu vedi, allora c'è quello che non c'ha voglia, che lo vedi, che dice no, ma perché gliel'ho domandato, porca boia, adesso non mi molla più, perché ha capito che è caduto nel tranello, no? E invece ci sono quelli che all'indovina gli si illuminano gli occhi e pensano, gioco, gioco, dai, 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 ancora, ok? E quindi questi vanno, e questi sai che ti diverti, perché fa veramente ridere. Ci sono dei momenti in cui noi abbiamo intorno al banco 20-30 persone che giocano contemporaneamente, e si rubano il coso, dicono, no, l'ho detto prima io, no, quella domanda lì la volevo fare io. È un momento divertentissimo, quindi cosa succede? Engage. Pieno così intorno al banco, tutti gli altri banchi vuoti, gli altri venditori che ti odiano e dicono, ma che c'hanno là che c'è sempre pieno di gente, e noi abbiamo questo bagaglio qui. Quindi la prima cosa che ho imparato è il contesto per presentare un prodotto è importantissimo. Loro tutti si ancorano a quello che vedono
E il fatto che sia totalmente fuori dal contesto ci fa funzionare questo gioco. Se fosse all'interno del contesto, non, probabilmente non funzionerebbe. Se io lo mettessi insieme a tanti libri, non funzionerebbe. Io ho sempre un libro nascosto dietro che tiro fuori nel momento in cui qualcuno dice serve per leggere. Serve per leggere è la frase per tirare fuori il libro, ok? Ed è saltata fuori, ok? Salta sempre fuori, perché in qualche modo noi ci portiamo le persone a dire serve per leggere. Seconda cosa, se uno si avvicina, abbiamo fatto un sacco di esperimenti, ne ho per anni da raccontare. Se uno si avvicina, mi chiede cos'è, io gli dico un reggilibro, non ne ho mai venduto uno. Mai, mai. Quindi vuol dire che l'oggetto in quanto tale è invendibile. L'oggetto diventa vendibile nel momento in cui noi gli facciamo fare l'esperienza, che è quella che più o meno avete fatto adesso. Quindi seconda cosa. Il marketing deve raccontartela, è inutile, te la deve raccontare. Terza cosa, Italia, quanta gente legge? Nessuno. Quindi quando abbiamo deciso di vendere questo robo qui, abbiamo detto, ma chi cazzo se lo compra? Se lo comprano tutti, vi giuro, se lo comprano il 90% circa delle persone che ci chiedono cos'è, se le facciamo giocare. Perché? Perché così quando vengono i loro amici a casa loro fanno il gioco. Nessuno lo compra per leggere, anche perché per leggere non è neanche tanto comodo. Se è comodo per alcuni tipi di libri. No, non l'ha inventato mio marito, sennò saremmo veramente alle stelle a camminare. No, l'abbiamo visto in un museo al Tate a Londra e lui ha detto, vacca di quasi quasi lo faccio di legno. Ho detto, non ne venderai uno. Lui mi ha detto, scommetti? E io ho detto, va bene, però lo vendiamo come dico io. Quindi lui ha fatto l'oggetto, io ho fatto il marketing. Siamo una coppia fortissima. E quindi, terzo insegnamento di marketing è l'uso imprevisto. Io non pensavo che la gente l'avrebbe comprato per fare il gioco. Io pensavo che la gente l'avrebbe comprato perché si era divertita, ok? Adesso vi dico un'altra cosa. Questo oggetto è fatto in due modi. Un legno solo, che costa meno, perché ci mettiamo meno tempo, e tanti legni incollati che lo rendono colorato e più bello, che costa di più. Ci mettiamo un po' più tempo, in effetti, perché dobbiamo incollare il legno. Quindi sono identici, non ti serviranno mai nella vita. Uno è un po' più bello, l'altro è un po' più brutto. Secondo voi, la gente, quanto è disposta a spendere in più per avere un oggetto inutile, ma più bello? Il doppio. Noi facciamo anche la versione ultra mega figa, che però non ho portato perché la finiamo sempre. Ok, allora, legno di ulivo standard, qualcuno di voi l'ha preso in mano, 5 euro, ragazzi 5 euro, è un pezzo di legno con un buco, ok, levigato benissimo, 5 euro che è la cifra abbordabile base per tutti i banchetti, sappiatelo, se vi chiedono meno di 5 euro c'è qualcosa che non funziona, 8 euro quello con i legni vari incollati, abbiamo provato a 7, non vendevamo più quello da 5, attenzione, quindi il 40% in più, solo per l'occhio, quello di ultra mega design costa 10, l'unica differenza è che i legni sono più fighi, però la gente solo perché è più bello è disposta a pagarlo almeno il 40% in più. Altra cosa di marketing che ho imparato, poi aspetta mica finito, uno dice bene, allora ho imparato una cosa del mercato italiano, l'italiano non legge ma se lo prende perché vuole fare i giochi quando invita la gente a cena se non si annoia, bene, andiamo in Francia. Ok, dico a mio marito, ma ce lo portiamo il reggilibro? Io il francese lo parlo, ma insomma non è che posso star lì a tergiversare. Tu non sai neanche dire oui, oui, merci, andiamo male, no? Ok, ce lo portiamo? Lui dice, beh, proviamo. Convinti di venderne molti pochi, perché non potevamo fare il nostro gioco di vendita. I francesi lo conoscono. Cioè i francesi sanno che cos'è. Moltissimi lo tiravano su e dicevano, ah, me ne dai uno? Me ne dai uno? Hai capito che non è un portatovaglioli? Sì, sì. E cosa lo usi, scusa? Leggere. Ma in che senso? E adesso noi stiamo cercando chi sono quei due che girano con il banchetto del legno a vendere qualcosa lì in Francia, perché... Però no, quello che abbiamo scoperto è che in realtà in Francia è un oggetto più conosciuto, le persone tra l'altro leggono anche un po' di più, e quindi che cosa hai imparato? Che c'è qualcun altro che ti può aprire il mercato. Cioè non c'è bisogno sempre di fare il tuo brand, di spiegare il prodotto, a volte tu ti puoi appoggiare sulle spalle dei giganti. Io non so chi sia questo gigante in Francia, ma noi ne abbiamo venduti un botto, perché c'era la gente che diceva, erano anni che lo cercavo, ma come? Ma dove l'avevi visto? E infatti noi avevamo il terrore dicendo, cavolo, tra un po' l'abbiamo, noi lo portiamo dietro da 10 anni, quindi ormai l'abbiamo venduto a tutti, l'abbiamo spiegato a tutti che cos'è, è difficile ormai trovare qualcuno, e invece tutte le volte per fortuna troviamo quello che non lo sa. E allora pensavamo, cavolo, quando è finito il mercato noi lo non vendiamo più. No, perché quando è finito il mercato la gente penserà che serve, e invece non serve a niente, e quindi continuerà a comprarlo. Quindi va bene, basta che voi stiate zitti, noi continueremo a guadagnare su questa cosa. L'altra cosa è, che sempre che ho imparato lì, è il cross-selling. Allora, cosa succede? Ti avvicini, c'è un bel banco, c'è il legno, bla bla bla, ti diverti, no? Ma cosa dici? Ci compriamo che un tagliere? Sì!
Quindi questa cosa serve anche per creare del trust nel brand, che siamo noi due, e quindi fare in modo di vendergli poi altra roba. Magari questa gente se no si sarebbe fermata, avrebbe detto beh vabbè dai andiamo che c'ho fame, e invece no, perché noi gli abbiamo tenuti lì, gli abbiamo raccontato la storia della rava della fava, e quindi gli vendiamo anche il tagliere, la ciotola eccetera. Vendiamo di più di prima? Forse sì, però non riesco a fare un confronto. Quello che so è che la gente davanti al nostro banco si diverte da morire, poi cominciano a chiederci ma c'è qualcos'altro da indovinare, allora noi abbiamo delle altre cose che ovviamente adesso stiamo progettando, una cosa che non vi svelerò mai perché abbiamo bisogno del nuovo oggetto da indovinare, però sta funzionando molto bene. E quindi questo lo sapevamo già, ma ne ho avuto la conferma: le persone non hanno bisogno di un oggetto per forza, le persone hanno bisogno di star bene, e se noi le facciamo stare bene, soprattutto in un momento in cui è svago per loro e lavoro per noi, sicuramente riusciamo a essere contenti noi, vendere il prodotto, ma soprattutto creare un'esperienza. Ma poi vi svelo l'ultima cosa. Molti di voi probabilmente stanno pensando, vabbè io non ci cascherei, io non lo comprerei, ok? Ci succede spessissimo, non sapete quante volte, che abbiamo le 15 persone, 20 persone, tutte lì che giocano, bla bla bla, stanno lì un quarto d'ora, quando scoprono cos'è, e vanno via. E tu dici, ma è un quarto d'ora che sto qua, manco uno? Le prime volte non capivamo, no? E poi ci abbiamo messo poco a capire, dopo 5 minuti torna indietro la prima coppia, ne compra 3. Dopo 10 minuti torna indietro un'altra coppia, ne compra 1. Dopo 20 minuti, dopo 2 ore, torna indietro un'altra coppia, ne compra un altro. Perché? Perché lì davanti nessuno c'ha voglia di fare la figura del pollo. Quindi quando si è in tanti, tutti dicono, ah vabbè dai vado, tanto lo sapevo già, ok? Poi ci pensano e dicono, ma lo regaliamo a Gian, ma lo regaliamo qua, ma lo portiamo a casa, dai che bello, ma guarda che secondo me alla fine è utile. E tornano tutti indietro. Quindi c'è anche questa questione qua, se tu gli hai lasciato un gancio, qualcosa, addirittura tornano, e a volte tornano, e non comprano il reggilibro, comprano il tagliere, perché si sono ricordati di te, che un'ora prima li hai fatti divertire, e magari invece tutto il resto dell'ora che hanno trascorso non è stata così divertente, quindi tornano da te, perché hanno bisogno di sentirsi bene di nuovo. Altro insegnamento di marketing, quindi sono tutte cose che sapevamo già, non vi ho detto niente che non sapeste, però io quando le vedo in strada mi rendo conto che dietro ai monitor ci sono delle persone, ci sono degli sguardi, ci sono delle sensazioni, dei modi diversi di porsi, ci sono persone che non posso prendere in giro, quindi devo stare molto attenta quando gli parlo, non posso dire altre che le vedo che posso prendere in giro, io gli dico delle robe ma di una cattiveria che mi sfogo, sto così bene, dopo loro ridono perché ne hanno voglia di essere presi in giro, hanno voglia di scherzare, poi magari mi insultano anche, ma va bene così. Altre invece con cui devo dargli del lei, devo dirgli no guardi, faccia attenzione, vede che c'è un buco, vede la forma dell'oggetto, vede la forma del libro che ha in mano, provi a immaginare, ce la fa? Ce la fa, infatti devo pensarlo, non è che sempre posso dirlo, ok? E basta, no, vi ho raccontato tutto.